Buongiorno a tutti e benvenuti alle letture e al commento di oggi, mercoledì 28 febbraio. Dal libro del profeta Geremia. I nemici del profeta dissero: venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse male per bene, hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare il loro favore, per stornare da loro la tua ira. Salmo. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ascolto la calunnia di molti, terrore all'intorno, quando insieme contro di me congiurano, tramano per togliermi la vita. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ma io confido in te, Signore, dico: tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dei miei persecutori. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso. E il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e per dare la propria vita in riscatto per molti. È parola del Signore. Belle le scritture di oggi. Da prima c'è una bellissima preghiera che ci viene dal profeta Geremia, dove proprio parla di, propriamente era perseguitato Geremia, proprio dice: Signore, proteggimi da coloro che tramano contro di me. Oggi anche noi a volte abbiamo a che fare con persone che ci giudicano, ci attaccano, con problemi legali, magari problemi in cui siamo perseguitati in vari aspetti, in varie aree della nostra vita, e ci sembra che proprio il nemico sia scatenato contro di noi, ne succedono una dopo l'altra. Ebbene, anche noi possiamo dire: Signore, intervieni, agisci, proteggimi.
E quindi è giusto chiedere, no, non scoraggiatevi, fratelli. È vero, a volte succedono cose che non riusciamo a capire e chiediamo a Dio: ma perché? Perché permetti che questa cosa succeda? Dio sa tutto, Dio vede il disegno, il progetto della nostra vita dall'alto e ci dice: continuate ad avere fede, non scoraggiatevi. Io ho un piano. Se noi rimaniamo fedeli a Dio e non ci scoraggiamo, noi vedremo la risoluzione dei nostri problemi, perché vedete, quando c'è un problema e non abbiamo risposte, abbiamo sempre due strade. O la strada della paura: cosa mi succederà? Dio, dove sei? Agisci, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ma è una strada che ci porta lontano dall'intervento di Dio, perché non è ricolma di fede, ma di paura. E la paura non viene da Dio, viene proprio dal diavolo, da quello che ti sta attaccando. E l'altra è la strada della fede. Signore, sento la pressione intorno a me per questo problema fisico che mi sta mettendo ansia, ma io confido in te. Io oggi alzo il mio sguardo e dico: Signore, qualunque cosa mi succeda, io non avrò paura. Porterò il peso di questa prova perché io so che tu sei fedele e che chi confida nel Signore non sarà deluso alla fine. E questa è la strada della fede, e questa è la strada che sempre aprirà la porta ai miracoli di Dio. Vuoi vedere i miracoli nella tua vita per questi problemi? Beh, la prima cosa che devi fare è smetti di aver paura, smetti di essere nel panico, ma rimani fermo sulle promesse di Dio, anche mentre la tempesta intorno a te ringhia, anche mentre Dio non lo senti. Rimani fermo sulla certezza che ti dà la fede, di sapere che Dio ti ama, sa quello che stai passando e ha un piano per te. E magari sarà proprio oggi. Sì, fratello e sorella, questa è la strada della fede ed è l'unica che dobbiamo prendere sempre, e sempre ne usciremo vittoriosi. Ma voglio parlarvi un po' di quello che dice invece il Vangelo di Matteo, perché è bellissimo anche lui, in cui Gesù annuncia ai suoi discepoli che lui sarà catturato a Gerusalemme tra non molto tempo e che lui dovrà patire dai pagani e prima appunto dai sacerdoti, dal popolo di Israele, tutto quanto affinché lui poi si sacrifichi per la salvezza del mondo, ma il terzo giorno sarebbe risuscitato. E qui loro non capiscono bene, i discepoli, alcuni sappiamo che dicono: no, Pietro dice non ti succederà mai, ma perché, ma come, ma no, ma non è giusto, ma non riescono ancora a capire cosa volesse dire. Pensavano magari che fosse una cosa allegorica, spirituale. E a un certo punto però succede che la madre dei figli di Zebedeo, che sono Giacomo e Giovanni, va da lui con i suoi figli, ma i figli non parlano, i figli erano gli amici di Gesù. E loro, io me li vedo là dietro, la mamma che arriva e fa: Gesù, scusa una parola, maestro. E gli dice: di che questi miei due figli, che erano zitti, questo per far capire un po' quanto fossero coraggiosi, siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. E qui Gesù gli dice: guardate, questa cosa non spetta a voi, ma prima gli dice: ma voi sapete che potete essere al mio fianco mentre si beve il calice della mia passione? E loro dicono: sì, questo lo sappiamo, anche se secondo me non avevano capito assolutamente che parlava delle persecuzioni, del peso del seguire Gesù, di quello che gli sarebbe successo comunque, perché sono stati perseguitati e Giacomo morirà martire e Giovanni sarà imprigionato. E loro dicono: sì, quello lo sappiamo, il calice, no? Non l'avevano capito bene, secondo me. Ma poi gli dice: ma stare alla mia destra e alla mia sinistra non spetta a voi dirlo, ma lo ha deciso il Padre mio nei cieli. Però qui gli fa capire questo: mentre lui gli parla della sua passione, gli parla della sua sofferenza che avrebbe affrontato, loro pensano invece a che cosa? Al nome altisonante nel regno dei cieli. E qui Gesù inizia a dire: ma voi capite a cosa sto andando incontro? Invece che stringervi a me, voi già pensate a piazzarvi un posto, una poltrona nel regno dei cieli. Perché non capite l'ansia che è dentro di me, quello che io sto per fare per voi? E mi piace questo, perché anche noi a volte cerchiamo solo i privilegi di Dio.
Noi guardiamo solo a quello che possiamo ricevere in cambio da Dio, ma non abbiamo un cuore che si fonde con quello di Gesù che piange per i peccatori di questo mondo, per i suoi figli che si perdono. A volte noi pensiamo solo a quello che possiamo ricevere in cambio nella nostra misera vita, invece che capire che Gesù, Dio, piange ancora oggi, soffre terribilmente per questo mondo piagato dal peccato, per tanti figli che non credono. E non abbiamo un cuore come quello del Padre, abbiamo un cuore religioso, un cuore che addirittura vuole comandare. Infatti gli dice, vedete, i dittatori, i re, questo lo dice a tutti, perché ovviamente gli altri avevano sentito, diceva, no, io ci devo stare in quel posto. Tutti che combattevano per avere la medaglia d'oro, no? E non capivano il cuore di Gesù in quel momento. E gli dice, non siate come i re e i governanti, quelli che vogliono il potere e il riconoscimento umano su questa terra, che non conta niente. No, che il vostro cuore sia come il mio, in sintonia col mio, che è un cuore di padre che oggi piange e soffre per i miei figli ancora lontani, ai quali io vi mando. Questo è il cuore di un cristiano. Dobbiamo iniziare a sgombrare la testa da tutto quello che può essere quello che il Signore ci dà. A volte facciamo tutto solo nella speranza di ricevere tante benedizioni e non capiamo che la nostra missione principale è piegare le nostre ginocchia e intercedere. Questo è quello che dobbiamo fare. Questa è la fonte della nostra gioia, quello di poter essere con Gesù insieme in questa grande battaglia contro il male per la salvezza delle anime. I premi non ci devono interessare. Dio è buono, è fedele, è generoso, ma il nostro cuore deve essere come quello del Padre. Se no la nostra fede non vale niente, la nostra religiosità, le nostre dottrine, la nostra teologia, la nostra spiritualità. È come una campana che tintinna, non c'è amore. Fratelli e sorelle, oggi il Signore ci chiama a fare una scalata di livello, ma non per avere dei premi, della riconoscenza, ma per entrare nelle profondità del cuore di Dio, avere un cuore come quello del nostro Padre Celeste. Chiediamo allo Spirito Santo di trasformare il nostro cuore perché sia un cuore pieno d'amore che sa anche compatire, quindi soffrire insieme al nostro Signore Gesù, che ancora oggi prega e intercede per noi, per ogni anima, affinché si salvi. Questo è lo scopo, pregare per i lontani. E allora sentiremo lo Spirito Santo che ci fonderà col nostro Signore amabile Gesù Cristo, meraviglioso e santo. Questo è il paradiso, essere una cosa sola con nostro Signore Gesù, con lo stesso suo cuore. Dai. Oggi il Signore ci chiama a questo e quindi chiediamo questo dono allo Spirito Santo. Ma per il momento noi ci salutiamo, passate un bellissimo mercoledì, ma noi ci vediamo domani e Dio vi sta benedica. Vi voglio bene. Ciao.